me to the moon. Let me play among the stars. Yeah, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. Amici di OneTV, siamo tornati al Don Lisander a Milano, siamo in pieno centro di Milano, via Manzoni, questo elegantissimo ristorante che durante l'estate da un po' di anni ha preso il vizio, diciamo così, di ospitare alcuni grandi nomi della musica italiana e non solo, una sorta di spin-off del Blue Note. Dico bene, lo chiedo a Stefano Marazzato che qui è il capo, è lui Don Lisander. Sì, abbiamo iniziato 4 anni fa la collaborazione con Blue Note, con qualche concerto estivo, e abbiamo notato che il pubblico ha gradito molto questa iniziativa. Quindi nei mesi di giugno e di luglio abbiamo il piacere di ospitare nel nostro bellissimo cortile i concerti in collaborazione con Blue Note e gli artisti di fama, direi nazionale ma anche internazionale. E come avete trovato, diciamo, questa iniziativa? Immagino vi stia piacendo parecchio. Ci sta piacendo parecchio, anche perché noi siamo partiti dal voler abbinare la buona musica con chiaramente la buona cucina e una ottima location. Per cui questi tre fattori mescolati insieme rendono l'atmosfera della serata veramente magica e unica. Parliamo allora di Don Lisander. Quando è nato? Perché poi magari tanti possono anche non conoscerlo, quindi quando è nato e soprattutto qual è la filosofia alla base del locale? Don Lisander nacque nel 1947 per iniziativa della signora Bice Mungai, la famosa Bice. Io ho l'onore di essere in ordine temporale il quinto gestore. Porta il nome di Alessandro Manzoni, perché Don Lisander era il modo affettuoso con cui i milanesi salutavano Alessandro Manzoni. Quindi abbiamo non solo una storia, ma anche una tradizione che ci impone di portare a tavola sempre l'eccellenza della cucina milanese, per cui il risotto alla milanese, il risotto con l'osso buco, la costoletta, i mondeghili, la guancia, la cassola, insomma questi sono i piatti che non mancano mai. Poi ovviamente il ristorante ha anche una sua contemporaneità e quindi si rivolge alla cucina italiana contemporanea. I nostri ragazzi in cucina, guidati dallo chef Massimo Moroni, sono veramente bravi e devo fare i complimenti perché davvero tutti i giorni riceviamo complimenti e questo non può che farci veramente molto piacere. Bene, allora noi ci godiamo il concerto naturalmente e invitiamo tutti ad andare a vedere quella che è la programmazione estiva appunto sul sito del locale Don Lisander in via Manzoni a Milano. Grazie Stefano. Grazie a voi e buona continuazione a tutti. Sempre che te pregunto che quando come ai donne tu sempre mi rispondi chissas, chissas, chissas. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando en lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Ed eccoci qui allora con il protagonista di questa serata. Voi direte: dove ho già visto questa faccia? Beh, caspita, Mr. Nick the Nightfly. Ciao Nick. Ciao, un abbraccio, come stai? Ok? Bene, benissimo, più che altro sei tu che devi essere in forma perché stasera ti aspetto una bella serata da Sinatra a Bublé. Quindi ti chiedo intanto come è venuta la scelta dei brani e che vestito metti a questi brani, come li interpreti? Questo abito qua, giacca da smoking. No, perché stasera da Sinatra a Bublé, più che altro
è una serata dedicata agli standards. Faremo Sinatra, Bublé, faremo Nat King Cole, e poi qualcosa di Bacharach, perché anche dagli ultimi dischi che ho inciso con la mia orchestra e con il mio quintetto. E stasera a Don Lisandro io voglio fare solo una serata di bella musica, di grandi canzoni, e tutti i brani che ho scelto sono brani molto conosciuti, come ho chiamato la serata Unforgettable, e queste canzoni sono Unforgettable, e canterò anche qualche brano mio originale, un brano dedicato all'Italia dove ci sono tanti personaggi dall'Italia, e poi la mia pillola di felicità che si chiama Be Yourself, lo faremo anche quello. E sono felice di essere anche all'aperto in centro di Milano, non ci sono tanti posti dove si può venire a suonare, è un posto elegantissimo con un parco straordinario anche qua dietro, insomma. E poi io con i musicisti il nostro piacere è quello di andare a suonare, perciò cerchiamo sempre un'occasione per andare a suonare e stare con la gente, perché la musica fa stare bene. Brani quindi unforgettable, indimenticabili, però so che non lo fai solo perché sei attaccato, diciamo, quello che è le canzoni del passato, perché sei anche uno che guarda alla musica di oggi, quindi sì. che messaggio ci può essere in una serata così? Come tutte le cose belle, sia nella musica che nella vita, ci sono da qualche parte ci sono delle radici. E stasera le radici delle belle canzoni di oggi sono in queste canzoni, perché io canterò stasera musica di Cole Porter, musica di Gershwin, di Harold Arlen, e questi sono grandi compositori del passato. E se vogliamo fare paragoni con il passato, con questi grandi compositori, stasera farò anche qualcosa di Sting. E Sting è un artista, come sappiamo, un grande rockstar, ma Sting anche è molto raffinato nella sua musica, e lui può essere un paragone con uno come Cole Porter del passato, per dire. Perciò andiamo avanti, perché anche io nel mio programma in radio io suono la musica di oggi, cerco nuovi artisti, presento nuovi artisti, anche quelli che portiamo a Bluno di Milano, però a me piace i classici. E non c'è niente di male nel sentire una bella canzone, anzi fa piacere, non dobbiamo avere nessun timore nel cantare delle grandi canzoni, anche i classici della musica italiana, e perché se sono classici e sono grandi canzoni ci sarà un motivo, perché sono entrate nella vita della gente. Certo, parlavi di radio, naturalmente, dalla tua parte Radio Monte Carlo, naturalmente. Quest'anno la radio compie 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica qui da noi in Italia. Senza andare così tanto indietro, questi ultimi 30 anni sono stati un viaggio, immagino, eccezionale. Il cambiamento al di là della tecnologia della radio di oggi? Allora, io mi ricordo quando Marconi mi disse: voglio fare una radio. E io ho detto: ma tu sei matto, che devi fare? Vuoi mandare un segnale, cioè a farlo attraversare l'Atlantico? Io gli ho sconsigliato, ma Marconi l'ha fatto. E meno male che l'ha fatto. Guarda, il passo, quando io ho cominciato la radio eravamo a fine anni 80, ed era una radio analogica, come la vita analogica, non c'era l'era digitale. Ed era meraviglioso in tutti i sensi, anche perché ti arrivava dalle cose fisiche. E io mi ricordo anche, io ce l'ho ancora nella mia cantina a casa, cioè dei sacchi di una cosa che si chiama la cartolina, scritto a mano dagli esseri umani con una penna. E poi ho veramente migliaia di dischi, CD che mi arrivavano dagli artisti in tutto il mondo, anche dalle case discografiche. Invece oggi è molto più veloce, si arriva, è tutto digitale. E tutte queste parole che io odio, quando ho associato la musica al liquido, perché la musica non è liquido, la musica è una sensazione, la musica è solido, perché quando ti colpisce lo senti. Nonostante questo, la tecnologia è straordinaria. Quello che facciamo oggi con la tecnologia tanti anni fa non si faceva assolutamente. Oggi quando tu vai in una radio, diversamente di ieri, nel mio studio dice 15 anni fa, se fosse questo tavolo, sarebbe pieno di libri, di dischi, di punti. No? Oggi non trovi niente, trovi un computer, un laptop. E mi manca, perciò io porto delle mie cose fisiche anche in radio. La tecnologia aiuta moltissimo
Ed io penso che siamo solo all'inizio di questo viaggio con la nuova tecnologia, con l'intelligenza artificiale, che spaventa un po'. Sicuramente porterà tanti benefici, ma anche tante cose non chiare, che fa un po' di timore, ma ormai l'uomo, l'umanità è su questa autostrada digitale e dobbiamo percorrerla e vedere che succede. Io personalmente preferisco guardare un albero e un giardino e il mare che guardare un computer e parlare con una persona. E questo sicuramente. Chiudiamo, non possiamo non parlare di Blue Note naturalmente, certo, perché sei direttore artistico da tanti anni. E una tua, così, un tuo bilancio. Allora, io Blue Note nel 2003 è nato un sogno a Milano e in Europa, grazie a un personaggio che si chiama Paolo Colucci e Giovanni Lega, che è qua stasera a vedere il concerto. Ed è stato un sogno diventato realtà. Mi ricordo ancora oggi quando è entrato nel locale c'è Coria e io ero con Paolo seduto, Paolo mi ha detto wow, è vero. E in questi 20 anni è successo tanto e ho visto entrare anche delle persone da giovani e che hanno fatto un percorso importante e sono diventato il manager. Adesso c'è un ragazzo qua che si chiama Daniele Genovese, che quando ho cominciato a Blue Note ha cominciato delle cose basilari nel locale, facendo tutto, e ha imparato i mestieri. Adesso lui dirige questo locale con una visione molto bella, molto moderna. Perciò è bello vedere uno che cresce all'interno, perché il mio sogno da Blue Note è stato quello che sia un locale trasversale, perché non puoi vivere solo di un stile di musica, devi fare tanta musica, perché c'è il bello in tutti i stili della musica. E ho sempre detto che ci vuole tanto tempo, le gambe lunghe, e adesso Blue Note è diventato un punto focale a Milano, ma non soltanto a Milano, anche in Europa, per gli artisti, per i turisti. E Blue Note è da vedere, se non siete mai stati, venite a vivere l'esperienza, perché è speciale. Appena entri e dici wow, non me l'aspettavo proprio. E poi che musica che suoniamo, i più grandi artisti italiani e internazionali, da lunedì alla da martedì alla domenica c'è sempre grande musica, vieni a trovarci. Venite con il Blue Note, allora naturalmente chiedete di Need the My Fly. Ciao. Grazie Nick. Grazie a te. Oh, sometimes it seems like the mountain's too high. Never reach the top.